Oggi parliamo del cotone. C'è un grandissimo dibattito su se si usi il cotone o meno per andare in montagna, quindi per come materiale appunto dei tessuti, dell'abbigliamento per fare trekking. Noi siamo della fazione cotone no, però c'è tantissima gente che ovviamente è a favore del cotone per varie caratteristiche. Quindi in questo video breve andremo a vedere cotone sì o cotone no quando si fa trekking, tu da che parte starai? Prima di andare a vedere se cotone sì, cotone no, ci presentiamo brevemente. Io sono Tommy, insieme alla mia ragazza abbiamo fondato Travel Jam. Siamo viaggiatori a colpi di trekking, io sono anche guida ambientale escursionistica e ogni mese andiamo a fare delle escursioni sia in Italia sia creiamo e che portiamo gente con noi a fare viaggi di gruppo in Sud America, in Europa e in Nepal. Se vuoi rimanere aggiornato su tutto quello che riguarda il trekking e i viaggi all'avventura, mi raccomando, iscriviti a questo canale, lasciaci un like e trovi in descrizione l'iscrizione alla nostra newsletter dove rimarrai aggiornato sulle prossime uscite e viaggi di gruppo che faremo. Finito questo piccolo spot pubblicitario, entriamo nel vivo della discussione odierna. Cotone sì o cotone no quando si fa trekking? I pregi del cotone, quelli che sono del perché sì cotone, cioè solo sono cotone fans, lo sono per due aspetti molto importanti del cotone, che è sicuramente un tessuto che è traspirante e sicuramente è un tessuto che non dà fastidio alla pelle. Infatti molte persone se usano a contatto con la pelle magari tessuti sintetici, hanno delle irritazioni anche importanti, quindi si rifanno alla vecchia cara maglietta di cotone. Dall'altra parte, invece, chi dice no al cotone lo dice come facciamo noi per un motivo principale e molto molto importante quando si fa trekking: il fatto che il cotone, appunto, una volta che si bagna, si impregna di sudore, non si asciuga velocemente, cioè ci può mettere davvero tantissimo e quindi rimanere con una maglietta di cotone addosso, soprattutto in un clima freddo, se si alza il vento, eccetera, eccetera, è veramente una gran rottura di scatole, se non, tra virgolette, un pericolo, perché rimanere bagnati al freddo può davvero farci ammalare. Quindi, qual è meglio? A cosa bisogna dare la precedenza? Bisogna un attimo capire se stessi, se sei una persona che, se sei una persona che suda poco e magari ha un po' di problemi, sarà per la pelle molto sensibile, magari col cotone può cavarsela. Se invece sei una persona che suda tantissimo e magari fa anche cammini abbastanza lunghi, allora il cotone inizia ad essere un problema. Molto importante è nella scelta, nella decisione se usare una maglietta di cotone o di altri tessuti che poi vedremo, è la tipologia di trekking che andrai a fare e soprattutto dove. Un esempio, se tu andrai a fare un trekking di molti giorni, dove dovrai portarti tante cose nello zaino, non potrai portarti 20 magliette di ricambio, ne hai bisogno di 2-3 che alternerai. In questo caso è molto meglio avere una maglietta sintetica, perché ogni volta che suderai o ti cambi la maglia, questa si asciuga molto velocemente e già diciamo per nelle 2 ore successive, 3 ore successive, l'avrai di nuovo pronta all'uso, in modo da cambiarla con quella che stai sudando adesso, ok? Quella di ricambio la suderai e avrai di nuovo la prima da rimettere, ok? Questo vuol dire che con 2-3 maglie riesci a farti 3-4 giorni. Ovviamente dopo un po' puzzerai un pochino, però se si fa un trekking di molti giorni, diciamo che, e soprattutto se si sta in tenda, diciamo che non riuscirai a lavarti benissimo, però fa parte dell'avventura. Altro punto importante è il territorio dove andrai, è un territorio molto piovoso. Perché se è un territorio molto piovoso, a maggior ragione è meglio usare un tessuto che non sia cotone. Perché magari camminerai, come è successo noi in Ecuador, a 4.000 metri, dove hanno delle pendenze molto forti, quindi suderai tanto, però la sera, sempre, comunque spesso, ti troverai sotto l'acqua o si alza il vento. Questo vuol dire che la maglietta di cotone, se tu avessi indossato una maglietta di cotone, non si sarebbe asciugata mai, quindi saresti rimasto con magliette bagnate completamente. Mentre quella sintetica, sì, quella che ha un quick dry, materiali quick dry, anche in un ambiente molto bagnato, si asciugano velocemente. Quindi puoi fare questo gioco del cambiarti la maglietta senza dovertene portare 25 dietro. Ok, questo è un po' il vantaggio del sintetico rispetto al cotone. Quindi, per fare un piccolo riassunto,
Sì, hai problemi di pelle, quindi i materiali sintetici danno problemi, meglio forse usare il cotone oppure provare il suo fratello che è la lana merinos, che ha il vantaggio di asciugarsi abbastanza in fretta. Invece la maglietta, diciamo, in sintetico traspirante con materiali quick dry è davvero da preferire se bisogna fare trekking lunghi, soprattutto se sono trekking lunghi in ambienti bagnati. E soprattutto è da preferire per far sì di avere uno zaino più leggero, non mi smetterò mai di ripeterlo. Portarsi dietro tre magliette sintetiche che si asciugano velocemente è molto meglio che avere 20 ricambi, perché se no, davvero, 20 ricambi per 100 grammi sono 2 kg in più sulla spalle. Questo è un po' il discorso del cotone sì, cotone no. Ognuno è libero di decidere da quale parte stare, non è una battaglia. Facci sapere cosa ne pensi tu, ovviamente, e qual è la tua esperienza. Prima di lasciarti, però, ci teniamo a dirti che ci sono delle alternative al cotone, come abbiamo leggermente accennato, che sono la lana merinos, per cui ci sono anche gli intimo di lana merinos. Il contro della lana merinos è che la produzione di lana merinos non è proprio eticissima. E quindi bisogna un attimo capire da che produttori comprarla ed è leggermente più costosa. Altrimenti ci sono i prodotti appunto sintetici quick dry che adesso molte marche famose comunque producono magliette di questo tipo, magliette termiche di questo tipo che appunto permettono un'alta traspirazione e quando si bagnano si asciugano molto velocemente e hanno un prezzo abbastanza abbordabile. C'è chi dice, i grandi detrattori di questi dicono che puzzano, e quello dipende dalla fattezza della maglia. Ci sono veramente produttori che fanno maglie di alta qualità che non puzzano neanche se ci sudi per 7 giorni di fila. Quindi dipende, bisogna saper scegliere bene. Detto ciò, se questo video ti è stato utile, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale per non perderti tutti i prossimi viaggi e avventura e soprattutto i prossimi consigli legati al trekking, l'abbigliamento, l'attrezzatura per fare questo meraviglioso sport outdoor. E noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, in descrizione trovi tutta una serie di link utili e anche l'iscrizione alla nostra newsletter. A presto!